quindi dargli la possibilità di avere un futuro, il futuro migliore possibile. Quindi stiamo discutendo tutti, remando tutti nella stessa direzione ai fini di, diciamo, trovare una soluzione di questi profili civilistici e sono assolutamente fiducioso proprio perché l'interesse di tutte le parti, del tutore, del giudice tutelare, tutti noi avvocati, anche delle aziende, delle compagnie di assicurazione, è quello di dare a questo ragazzo che fa la terza elementare, deve ancora compiere 9 anni, una vita la migliore possibile dopo questa tragedia. Sta, diciamo, comprensibilmente, diciamo, circondato dall'affetto dei propri familiari, meglio da un punto di vista fisico, davvero un miracolo quello che è successo. È chiaro che ci sono tutta una serie di problematiche anche a livello psicofisico che si devono sviscerare anche nel corso degli anni. È per questo che dobbiamo fare tutti noi la nostra parte, anche voi, per cercare di tutelare questo bambino e dargli davvero la miglior vita possibile. Deve stare a scuola, deve essere circondato dall'affetto dei propri familiari, dall'affetto degli amici, dei compagni. Deve fare una vita normale come fanno tutti i bambini di 8 anni, 9 anni. Questo è un po' il senso. E quindi siamo qui oggi perché oggi si apre questa udienza preliminare. Questa è una vicenda, una tragedia che si doveva e si poteva evitare, ma ci tengo a ribadire, in questo momento l'interesse di tutti, di tutte le parti, al di là dei reciproci ruoli, è quello di garantire il miglior futuro possibile al ragazzo. Costituiamo parte civile per questo. Il futuro migliore passa per una vita per quanto più possibile serena. Dobbiamo trovare un accordo con tutti proprio per revocare quanto prima la Costituzione di parte civile che oggi formalizzeremo.